primo tempo LM Team contro Bombao, quarti di finale, siamo in campo. E non è, siete partiti sotto di 1-0, poi siete stati bravi a, prima al pareggio e poi a segnare il 2-1. Andare sopra, sì, è un po', dobbiamo giocare un po' con la testa e dobbiamo fare qualche tocco in meno, qualche passaggio in più e dobbiamo essere più decisi sotto alla porta. Va benissimo, grazie, in bocca al lupo per il secondo tempo. Andiamo da qualcuno. Perrusio! Siete partiti benissimo, 1-0, poi il 2-1 degli avversari, partita dura, è un quarto di finale, cosa si deve fare? Ah, niente, dobbiamo entrare mentalmente nella partita perché ci manca, siamo venuti pure in ritardo, quindi siamo un po' ancora sfasati. Sicuro il secondo tempo sarà migliore. Va benissimo, grazie, in bocca al lupo, ci vediamo dopo per LM Team contro Bombao. Ciao ragazzi, siamo qui al termine dell'ultimo quarto di finale di 7 Cup, partita bellissima, finita 2-2 con la vittoria ai rigori dell'LM Team, del migliore in campo di anno, del migliore di su, l'altro portiere Teti, partita stupenda, giocata veramente sul filo del rasoio, 2-2, liberatissimo, gran gol di Curcio, poi stabile, invece sì, loro erano andati su 2-1, voi li avete agganciati con punizione di Stabile sulla fine, i rigori sono stati fatali, 2-3, 2-2. E vabbè, chi l'avrebbe mai detto che il Bombao sarebbe stato eliminato ai rigori, insomma. Luigi! Non pensavo di arrivare così vicino alla semifinale, però bene, bene, sono buone cose, significa che possiamo ripresentarci e fare ancora meglio nei prossimi tornei. Assolutamente, sicuramente uscite a testa alta perché siete usciti contro, ricordiamo, i vincitori dell'anno scorso e forse una delle squadre più quotate a vincerlo questo torneo. Eh sì, gli avversari sono molto forti, come detto, hanno già vinto in passato. E niente, abbiamo capito che comunque se ci mettiamo lì di impegno ci possiamo tirare la partita con tutti e arrivare in fondo fino alla fine con tutti, quindi va bene. Speriamo nel prossimo torneo. Sentite di a chi volete dire? A tutta la squadra, a tutto Giovanni Porcaro, che è sempre stato qua a tirare. E complimenti agli avversari. Grazie anche a te, ciao. Piano, ne passiamo a te, due parate decisive che hanno permesso ai tuoi l'accesso in semifinale. Come ho detto, l'avversario è partita molto equilibrata. Sì, sì, molto tesa anche. Degna di un quarto di finale. Sì, 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 degna di eliminazione, sì, di tutto. Senti Giannone, spiegaci un po' il match e spiega dove può arrivare, vabbè, penso che lui. Beh, possiamo arrivare. Dove vuoi arrivare? Portiere, arriva! La Coppa a Luca! L'unica cosa che dobbiamo portare alla Coppa a Luca. Eccolo qua. A Luca. Senti Giannone, è inutile chiedere una dedica, Perrilla, c'è qualcosa da aggiungere? Solo io ho avuto la grazia di aver conosciuto lui tramite Luca. L'ha portato lì qua sopra, quindi è stato il destino che ci ha fatto arrivare lui nella semifinale. Va benissimo. Ragazzi, vi faccio un grande in bocca al lupo. Grazie. Ciao ragazzi.